Un anno fa abbiamo creato questo contatto col comune di Birgu tramite la dottoressa Legname e una nostra compaesana Angela Cusumano che ha lavorato tanto in questa direzione. Oggi è una realtà, è un protocollo d'intesa siglato e autenticato dal notaio comunale, lo invieremo noi alla presidenza della regione siciliana, il sindaco di Birgu al governo di Malta. Quindi si fanno i primi passi ufficiali in questa direzione e tutto è stato sigillato dalla disponibilità assoluta e quindi certificata con una firma apposta dall'amministratore delegato del porto di Licata Marina Cala del Sole, il geometra Geraci, che ha sottoscritto con noi l'accordo, dando la disponibilità immediata per l'approdo. Questo è un passo importante perché sì, c'è un'iniziativa che farà più bene per i due paesi, Malta e Sicilia, anche a Birgu e Licata, e anche per il commercio e anche per la cultura di entrambi i paesi. Noi già in passato avevamo programmato e pianificato questa operazione con il commendator Vittorio Morace, il titolare di Ustica Line, il quale aveva già accettato e aveva avviato le procedure per poter creare il collegamento rapido con Aliscafi tra Licata e Malta. Questo risale al 2012-2013. Poi, per vicende politiche di altra natura e non del comune di Licata, tutto è saltato. Questa è una magnifica opportunità perché si può fare scoprire il nostro territorio quanto vale e quelle che sono le potenzialità insite nella città di Licata.